Ok, ho messo un attimo in pausa perché dovevo diminuire un po' di roba perché mi stava riempiendo la memoria. Guarda che casa bella. Casetta bella. Ok, spero di non imbattermi su delle persone perché le persone iniziano ad avere un po' di distanze con le altre e quindi... cerco di non essere un troppo... Guardate, cioè, questi rumori mi spaventano. Io non sono una persona calma di me in sé. Immagina adesso, c'è questo posto che mi ha sempre affascinato, non so, è tipo una specie di proprietà. Cerchiamo di entrare. Oh, se c'è un cane, mamma mia. Se c'è un cane qua... Guardate, non so cosa sia, ma ho sentito un rumore, mio Dio, ho sentito un rumore, che spavento, ho l'attimo poco naturale, perché non posso urlare, innanzitutto perché le persone si spaventano, e poi comunque stavo facendo una cosa mezza illegale, quindi non è molto naturale il mio urlo. Non è stato molto naturale. In questo periodo ci sono i calabroni, ma calabroni veri e propri, quelli ciccioni, sono calabroni, sì, quelli ciccioni, quelli grossi, come una palla, come un kung fu panda gigante. E tipo, ho un sacco paura perché cioè, li senti ma non li vedi, si mimetizza in mezzo alle piante. Adesso, cioè io li sento, ma non li vedo, non mi piace questa cosa. Adesso, mettiamoci, cioè vendete queste cose, i giardini curati, tutte queste cose belle, tutte queste cose magnifiche. Guarda, che buon profumo che viene. Mio Dio, che buon profumo. Qua hanno tagliato l'albero, probabilmente per... E qua quando c'è un vento forte può anche essere pericoloso perché gli alberi possono cadere e far male alle persone. E ho visto che alcuni alberi li hanno tolti, non so se è per sicurezza. Oh, per cazzo! No. Oh mio Dio! Ehi, calmati! Non ti arrabbiare! No, lo so che sono nera, ma... Non... Oh mio Dio! Oh mio cuore! Sto cercando di fare un filmato, ma non riesco, perché sono una persona molto fifona e non riesco a concludere un video. E soprattutto sono in mezzo alla strada e le macchine possono venirmi. Respira. Cioè, ho visto ciao il corvo e mi sono spaventata. Cioè, qualsiasi rumore mi sta spaventando in questo momento. Allora, questo è il posto, faccio il video da lontano perché non si può entrare in questo momento. Cosa strobo? Mi allontano. Sì, siamo nel zanzarone. In questo momento è chiuso e stanno anche riformando. Lì, da quello che ho capito, c'è il museo e qua si può prendere il caffè. Ed è una cosa molto turistica come posto, perché appunto il caffè lo bevi qua e c'è anche il museo e tutte queste cose bellissime. E qua, vabbè. Io vi lascio il filmato. C'è anche la parte dietro. Questo è il castello e niente, vi lascio alcuni altri minuti qua per filmare perché sono arrivata fino a qua. Se mi permetti di fare un ciò dei filmati qua, cioè, vi rendete conto che sento rumori strani che non mi tranquillizzano.
Cioè, li sentite? Forse è il cane che sta cercando di mangiarmi. Stai pulendo? Guardalo. O sta prendendo per fare qualche nido, o sta pulendo, non lo so. Comunque, vabbè, vi lascio il video qua. E mi sa che chiudo il video qua, dai. Ciao. Tra l'altro ci sono i corvi che io sto amando alla follia. Sono diventati i miei animali preferiti. Man mano che li conosco, mi piacciono sempre di più. Adesso torniamo indietro. Torniamo indietro, cerchiamo di tornare a casa sani e salvi. Sento dei rumori che non mi piacciono. Ho un sacco alla schiena. E... ok, non vi interessa, ed è giusto non interessarvi. E niente, cerco di tornare a casa sana e salva, sia innanzitutto perché iniziano a star bene, adesso è, da quando sono uscita mi sono un po' sentita un po' così, e sto cercando di andare, tornare dall'altra parte, e cercare in modo di fare l'altro giro, perché l'altro giro è molto più bello rispetto a questo, e secondo me ne vale la pena, perché appunto è un altro posto da vedere, un posto che può rilassare, soprattutto in questo periodo che le persone sono un po' agitate ed è anche stressante stare in città. Perché in generale, oddio, ho visto la sagoma, pensavo fosse un orso. Perché comunque in generale la città di per sé è stressante. E in questo momento devo passare la strada perché se no nessuno mi vede e mi investe. E soprattutto in questo ultimo periodo che diciamo che non era previsto. Tutto è successo quasi all'improvviso e tutti in questa cosa è successa all'improvviso. La maggior parte di noi abbiamo pensato che inizialmente fosse uno scherzo e quindi li abbiamo presi alla leggera, e quindi adesso stiamo anche pagando le conseguenze personali per quanto riguarda le precauzioni che non abbiamo preso prima. E tra l'altro so che in Italia è diverso da qua in Irlanda, perché in Italia sappiamo tutti benissimo che in questo momento l'Italia sta avendo problemi a gestire tutto, tant'è che adesso decidono chi tenere in vita, decidono tra preferire se uno muore o uno sta in vita. E secondo me tutti quei film per quanto riguarda situazioni del genere, situazioni appunto di sopravvivenza, l'ultimo in vita, tutte queste, tutto ritorna. Cioè io sono affascinata di film apocalittici e il mio preferito in assoluto proprio è Io sono leggenda, io credo, io sono leggenda, che è di Will Smith, che più o meno, secondo me, è abbastanza coerente con quello che sta succedendo in questo momento. E tra questi ci sono anche altri belli quanto, o meglio, ma questo in particolare mi piace perché Will Smith è il mio attore preferito. Tra l'altro mi sono sporcata tutta perché camminando vicino a, come si chiama, ai posti, diciamo che non è così tanto pulito e ti sporchi tutto, yeah. E quindi mi ritrovo un po' in una situazione del genere. Adesso sto cercando di tornare a casa o comunque tornare da quelle parti, perché io voglio andare a continuare da davanti
perché c'è una zona spettacolare che secondo me conviene filmarla, anche perché non so innanzitutto quando sarà la prossima volta che ritornerò in questo posto, e soprattutto è un posto bello per le persone che vogliono un po' di relax, e eccetera eccetera, perché dal mio punto di vista è per niente male come posto, e probabilmente probabilmente se fossi in una situazione che mi trovo nella situazione di non poter uscire di casa, cambiare aria, probabilmente questi posti, anche attraverso un filmato, una foto, li guarderei con molto piacere. E quindi adesso sto cercando, l'unica cosa che io nell'andare dall'altra parte, tornare a, devo passare davanti a casa, e quindi non so se quanto tempo ci metterò e se mi converrà andare avanti, appunto andare verso questo altro bellissimo posto, o rimanere a casa, andarci un altro giorno. Solo che credo che sarà l'unica volta che riuscirò a filmare, perché appunto le altre volte sono accompagnata da persone, sia io non filmo quando sono con le altre persone, sia perché comunque in generale non mi piace filmare con le altre persone, sia perché possiamo nel frattempo parlare con quella persona, e io quando filmo voglio avere tutta l'attenzione nel filmare, perché comunque è una cosa particolare e quindi bisogna avere un po' di dedicazione, e quindi per questo diciamo che quando ci sono altre persone tendo a non filmare, anche se magari è un posto che visito soltanto una volta e non ho più opportunità di visitarlo, quindi preferisco molto 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 più godermi la situazione con le persone. Guardate che bello sto posto. Adesso, vabbè, ciao!